Siamo nei pressi del villaggio di Castagnano. La notte del 10 marzo 1387, anno del Signore. L'esercito della Scala era accampato in vista alla Bastia dei Padovani. Il capitano, Ostasio da Coletta, ordina di prepararsi per l'eventuale attacco all'esercito nemico, rifugiatosi dietro alla barricata. Abbiamo a disposizione anche i cavalli e i lanciafiamme. Utilizziamo il fuoco greco per farli fuori. Voglio vincere in modo schiacciante. 10 marzo 1387. L'esercito di Francesco Novello da Carrara è stato asserragliato dietro la barriera di legnami costruita dai contadini di Castagnano. I soldati sono stanchi, affamati, e molti di loro febbricitanti. Hanno imperversato per le terre di Verona e sono stati incalzati dai veronesi. Signore, siamo accampati su due linee. Ho schierato gli arcieri nella seconda. Li terremo a bada e distanti. I longbow faranno il loro dovere. Ho già in mente la strategia che adotteremo. Spero tu sappia quello che fai. Sono molti di più. Siamo stanchi e affamati, chiusi in questo lembo di terra. Quando arriveranno, tenteranno di schiacciarci. Abbiamo dalla nostra il terreno fangoso. Questa è zona di palude. Il canale e la fossa che ci stringono, in qualche modo, ci proteggono. Verso sera, gli scaligeri sono in vista alla Bastia e Castagnano. Nelle retrovie un gruppo di donne sta discutendo. Sono donne guaritrici. Anna, quanto manca ancora? Chiediamo a Sara, che è in contatto con uno dei soldati dell'avanguardia. Martina, te lo chiedi tu? Sara, quanto manca ancora? Emma lo vuole sapere. Marco mi dice che arriveremo tra una mezz'ora. Perché lo vuole sapere? Ha avuto un'altra delle sue visioni? Non lo so, non me ne ha parlato. Sai com'è lei. Ragazze, venite qui, vi devo dire una cosa. Ho visto questa battaglia, sarà molto dura e sanguinosa, morti e feriti, soprattutto dalla parte nostra. E qui, un domani, ci sarà una diga, un ponte o entrambe le cose. Si chiamerà Rosta. Devo fare un consulto come da tradizione? Non voglio che i soldati mi vedano. Fallo lo stesso, se ti vedranno, penseranno che tu stia per pulire un coniglio per cena. Lo farò, leggeremo nel suo fegato gli indizi. Nel frattempo, stasera, dovremo controllare se avremo tutti i nostri rimedi e tutti i nostri infusi. Gli infusi sono pronti, Martina? Quello di mente e di giuscriamo sono pronti in abbondanza. Per quanto riguarda la bella donna, la mandragora e lo stramonio, questi li dovremo raccogliere stanotte. Abbiamo bisogno di loro, sono i nostri alleati. Partiremo tra qualche ora. Avviserò Marco che ci lasci passare. Io formulerò le parole di rito e voi coglierete le erbe. La notte è favorevole, c'è la luna piena. Avremo bisogno di tanto materiale, lo dovremo preparare molto velocemente. Avremo tanto da fare, tanto. Oh, guarda, c'è il sacerdote, l'uomo della chiesa. Già, domani mattina presto benedirà i soldati. Che cosa state preparando? Pozioni, riti magici o qualche diavoleria? Sai che non è così. Ringraziate che siamo in guerra, della scala è occupata, altrimenti... Altrimenti che cosa? Vorresti minacciarci? Perché siamo donne delle erbe, non streghe. Non facciamo nulla di diabolico. Abbiamo la saggezza che va oltre i tuoi studi. Abbiamo una conoscenza tramandata che affonda nelle tradizioni popolari e in quei remedi di Galeno e di Ippocrate che tu non conoscerai affatto. Quindi non osare rivolgerti a noi in questo modo.
Come osi tu, soltanto i sacerdoti, i monaci della Chiesa possono aiutare i feriti, guarire i malati, alle guarigioni perché Dio lo vuole. E voi? Noi aiutiamo tutti. Noi curiamo, guariamo e aiutiamo tutti. Noi siamo al capezzale dei sofferenti. Noi aiutiamo le madri a partorire. Noi curiamo le febbri, le ferite, i morsi dei serpenti, le malattie, in posti dove tu non arrivi, nei luoghi di campagna, nei monti e nelle terre desolate, dove nessuno pensa di portare la tua scienza, solo noi. Calmati, Anna, Stefano ha capito. Torna pure da Della Scala, torna nella tenda principale a parlare con il suo medico personale e tutti gli altri comandanti. Agli altri 26.000 soldati proveremo a pensarci noi, donne, come abbiamo sempre fatto da quando siamo su questa terra. Usciamo. Inizierò a recitare le parole di rito per la raccolta. Stai attenta. Se qualcuno ti ascolta, penserà che stai usando la lingua oscura per propiziarti i demoni, non che stai usando il latino dei medici antichi. Mentre le guaritrici si addentrano nella foresta, alle rive dell'Adige, dietro la bastia, le donne curatrici di Padova sono alle prese con soldati feriti. Giulia, Laura, ho bisogno di aiuto con questa febbre. Sto curando le ferite di questo, non devi andare in suppurazione. Secondo me non ci sarà ancora tanto tempo a disposizione per curare i soldati. Dobbiamo avere un responso. Benedetta, ha interpretato stamattina? Guarderò meglio il volo dei falchi e dei corvi domani mattina. Ora devo concentrarmi. Ci servono le foglie del cavolo rosso per questa ferita. Possiamo ancora salvare la gamba. Hai bisogno del tuo povero? Sì, lo dobbiamo addormentare prima di applicare il cavolo rosso. Dobbiamo procedere a fare un cataplasma di mandragora. Mi servono delle pezze di lino e l'impiastro di erbe. Prendi il sacchetto rosso, c'è la polvere di erbe. Bisogna metterla a impiastro insieme con le foglie di perico. Questo fermerà l'infezione. La mandragora aiuterà la guarigione e lo farà dormire troppo. Secondo Giulia, domani mattina al massimo saremo in piena battaglia. Come lo sveglieremo? Con un decotto di rosmarino. Ti serve l'acqua e la legna. Non ne abbiamo più. Ci penso io. Filippo, mi serve legna da ardere. Ma io sono di guardia. Se l'inglese viene a sapere che non si rispettano gli ordini, mi usa come bersaglio per i suoi arcieri. Filippo, non discutere. Stiamo salvando voi soldati qui. Non stiamo mica facendo un gioco di recitazione. Ci sono molti altri che hanno la febbre e molti feriti. Questo è troppo debole e l'infezione è troppo forte. Non ce la farà, soffre troppo. Benedetta, ho bisogno della spugna soporifera. Senti che cosa ne pensa Giulia. Non c'è più nulla da fare per lui. Prendi la spugna più scura, nel cofano rosso. È imbevuta di cicuta e belladonna. Possiamo solo fare questo per lui. Laura, prende la spugna. La immerge in acqua e la accosta delicatamente al viso del soldato che passa dal sonno alla morte. Laura, per gli altri soldati prendi la spugna più chiara nel cofano bianco. È imbevuta di latte di papavero di Tebe e mandragora. Dormiranno di un sonno ristoratore fino a domani mattina, quando ci sarà battaglia. Filippo arriva con la legna per riscaldare l'acqua. Ecco la legna, l'ho sottratta a quella che serve per fare il muro. Se l'inglese mi vede, mi picca. Se l'inglese ti vede, ci parleremo noi. E gli diremo che se non ci fossero stati gli unguenti e i medicamenti, voi sareste la metà adesso. Vai e grazie. Martina, dove sei? Eccomi. Stavo facendo sciogliere la cera d'api e il grasso per mescolarli alla polvere d'erbe sminuzzata. Cerchiamo le altre. Abbiamo bisogno di riscaldare questa marmitta. Utilizziamo la corteccia di di salice e di faggio. Le febbri caleranno sicuramente. Sara ed Emma, nel frattempo, stanno cercando le erbe nelle rive dell'Adige. È in queste rive dove vive Aya, l'anguana oscura, protettrice del fiume. Questa è Mandragora, una delle più potenti. Già, ma non senti qualcosa di strano? Non vorrei che fosse... Pensi che siamo vicini al suo rifugio? Credo di sì. Aya non è proprio amichevole. È convinta che chi disturba l'equilibrio del fiume debba in qualche modo ripristinarlo. Se qualcosa viene tolto, qualcosa deve essere dato. Stai parlando di offerte al fiume? Lo starei pensando ai sacrifici, vero? Io no. È Aya che li pretenderà. Quando emerge una figura dall'acqua e si avvicina a loro, è un'anguana oscura.
Eccovi qui, Sara ed Emma, guaritrici, donne servite al potere. So che ci sarà un grande scontro. Tanti calpesteranno queste terre già provate. Tanti pagheranno con il loro sangue questa distruzione. Aia, signora del fiume, sai che non è così. Noi operiamo in modo che non ci sia sofferenza, o ce ne sia il meno possibile. E la sofferenza degli alberi? Guardate quanto sono stati tagliati, ammucchiati come corpi senza senso, come materiale, senza rispetto. Questo fanno i figli dell'uomo, distruggono, e io sono qui a chiedere il costo e il prezzo per ciò che è stato fatto. Aia, sai che queste persone non decidono. Non farmi la morale. Questi soldati sono pagati per la morte e la distruzione. In quel momento si avvicina un'altra figura, ammantata di bianco, di luce. Che cosa ci fai tu qui? Non abiti qui, non abiti più qui. Hai abbandonato queste terre da tempo immemore. Sono qui per dare conforto alla natura, per impedire una carneficina che distruggerebbe ancora di più l'equilibrio. Sono qui per aiutarti a guarire la natura. Non voglio nulla da te. Vattene, torna nella luce a crogiolarti. Lo scontro ci sarà, non potrai impedirlo. Nessuno di voi lo potrà. Ma possiamo fare in modo che sia il meno cruento possibile. No, non succederà, non lo permetterò. Vi avvisate voi e le vostre compagne sapranno anche loro. Aia scompare. Guaritrici, sorelle, ora che Aia è andata via, vi dirò una cosa molto importante. Sono qui anche Giulia e Benedetta. Ci sarebbe un modo per far sì che la battaglia volgesse al termine in modo rapido. Della Scala ha un'arma potentissima, un carro da guerra, grandissimo, tranato da cavalli. Ci sono 3 piani rialzati. Da ogni piano i soldati possono sparare sassi, che sono in grado di perforare scudi e armature, portando la morte agli avversari da molto lontano. Non capisco. Dei sassi? Sì, sono scagliati a distanza. Usano dei tubi di metallo, degli eruttori, dei cannoni. I sassi scagliati possono trapassare qualsiasi cosa. La forza viene data da una polvere, simile al fuoco greco. L'hanno già usato i cinesi. E secondo te, com'è possibile che questa cosa possa fermare la battaglia? Il fragore, il rumore, simile al tuono del fulmine, come il frastuono di una tempesta. I fanti ne saranno atterriti e spaventati, si arrenderanno. Ho capito. Quando il carro emetterà il boato, tutti si fermeranno. Saranno tutti paralizzati dalla paura. Esatto. E questo, insieme alla morte che si abbatterà sui soldati di Padova, causerà l'immediata resa di Da Carrara. Tutti si fermeranno. Moriranno in pochi e gli altri getteranno le armi. Quindi il sacrificio di pochi eviterà la morte di tantissimi altri. Allora dovremo in qualche modo far arrivare questa arma fino al campo. Esatto, proprio così. Riferitelo a tutte. Il capitano del carro è il nobile Alessandro dei Mazzali. Lo proteggerò, farò in modo che il suo carro spari. Vomiti fuori tutti i suoi strali di morte. E dopo ci sia la resa. Noi saremo comunque pronte. Dovremmo proteggere anche il capitano, allora. D'accordo, Giulia? Benedetta? Certo, siamo d'accordo. Va bene. A domani, allora. Tutte se ne vanno, ma una figura emerge dall'ombra. È così, allora, eh? Fare in modo che questo non accada. Colpirò anch'io, con i miei strali, con le mie armi. E quel capitano De Mazzali non avanzerà, sarà inerme. Userò un filtro che ne annullerà la volontà. Sarà come se non fosse presente. È l'11 marzo 1387. Il capitano dei Padovani, John Hawkwood, e quello delle forze scaligere, Ostasio Napolenta, discutono. I Padovani rifiutano la resa. Inizia la battaglia. Capitano De Mazzali, il carro deve essere portato più vicino possibile agli schieramenti. Ad un certo punto le loro file si apriranno e voi le farete sparare. Quando sarà il momento non ci dovrà essere nessuno davanti alle nostre bocche di fuoco, ma sarà un macello. Certo, le nostre file si divideranno. Terrete d'occhio le bandiere del carrozzo. La battaglia è incominciata. All'inizio gli arcieri inglesi di Hawkwood costringono i veronesi a rimanere quasi fermi. Poi, però, col passare del tempo, le truppe scaligere riescono ad avanzare.
Il clangore, le urla, il frastuono della battaglia diventano sempre più intensi. Intanto, nelle profondità del bosco, Aya sta preparando una pozione, un filtro, per annullare il carro da guerra, colpendone il capitano. Il decotto di stramonio e l'evocazione agli spiriti mi permetteranno di provocare una paralisi a quel bel capitano. Il carro non scaglierà i suoi dardi, così la battaglia infuorirà di più e ci saranno tantissimi morti. Dovrà averlo, ma per farlo dovrò prendere le sembianze di una guaritrice. Ho deciso, prenderò le sembianze di Sara. Una figura si avvicina al carro da guerra del capitano. Sembra una guaritrice, ma in realtà non lo è. Capitano, capitano! Lasciatela passare, Sara, è pericoloso stare qui. Alessandro, ho preparato questo tonico per te. Ti darà energia e acume. Non ti farà sentire la fatica. Va bene, ma ora allontanati in fretta. Tra poco avanzerò con il carro e lo farò sparare. Il capitano beve il filtro e subito dopo si accascia a terra e cade come in un sonno profondo. Intanto la battaglia infuria. Francesco Novello era stato ferito, ma era riuscito a trovare rifugio tra le sue truppe. Intanto, ai margini della battaglia, le guaritrici si accorgono che il loro piano non sta funzionando. Ragazze, la situazione è bruttissima. Troppi morti e feriti. Il carro non spara. Non si è neppure mosso. È successo qualcosa. Perché il capitano non ha dato l'ordine? Sta vedendo? Il capitano è a terra. Inerme. Forse è ferito. Devo andare a vedere che cosa è successo. No, Sara, è troppo pericoloso. Devo andare, non può essere. Due guaritrici, Sara ed Anna, si avviano verso il carro, incuranti del pericolo. Intanto il comandante John Hawkwood sbaraglia il carroccio con una manovra tenaglia, impossessandosi delle bandiere. L'esercito scaligero è imprigionato tra due forze e, senza una guida, comincia a essere decimato. In vista del carro... Guarda Anna, il capitano dei Mazzari è là, a terra. Non mi sembra ci siano tracce di sangue. Qui è pericoloso, Sara. Arrivano troppe frecce. Spostiamoci. Guarda, stanno arrivando i soldati di Padova. Siamo nel mezzo della battaglia. Presto, voi dici, venite con me. C'è un sentiero sicuro nelle retrovie. Grazie, sacerdote. Non pensavo ci avreste aiutate. Cosa pensavate? Qui si fa del bene. Verso sera, la battaglia continua sanguinosa e crudele. In riva all'Adige si notano due figure, sono le Anguane. Sono soddisfatta di questo tributo, di questo sacrificio. Avresti potuto evitarlo, sorella. Dovrei combatterti ora, come si combattono i figli dell'uomo. In fin dei conti, se tu scomparissi, non ci sarebbero più questi sacrifici. Ora non farai più del male, non ci sarà una nostra sorella maggiore a difenderti come secoli fa. Anche se non c'è più Linda, non mi fai paura. Sei ingenua. Come puoi pensare che gli uomini non uccideranno più? Come puoi? Vuoi combattere? E allora combattiamo. In quel momento comparve una terza anguana. Era Linda, la maggiore e più potente delle sorelle anguane. È già stato versato troppo sangue. Ora basta, il poserete d'ora in poi. Nascosta gli uomini e io controllerò quello che farete. In quel momento una calma irreale sopraggiunse nel campo da battaglia. Contemporaneamente, Giovanni Ordelaffi e Ostasi Rapolenta, comandanti delle forze scaligere, si arresero ai padovani, di cui i capitani erano Francesco Novello da Carrara e John Hawkwood, o Giovanni Acuto, se preferite chiamarlo così. Fu la battaglia che decretò la fine della Scala. Eh già, la loro parabola si concluse proprio qui, a Castagnaro. Moltissimi furono i morti, soprattutto dalla parte di Verona. I soldati, i comandanti e i nobili che si arresero furono portati come prigionieri in trionfo a Padova, dove venne fatto sfilare anche l'enorme e terribile carro da guerra a tre piani che, però, come abbiamo visto, non sparò nemmeno una volta. Le nostre donne guaritrici si salvarono e si salvò anche il capitano De Mazzari. Questa è stata la storia delle Anguane della Rosta, delle donne guaritrici e del mistero del carro da guerra di Castagnaro. Speriamo che il tutto sia stato di vostro gradimento, ma se non lo fosse stato,
Credete, non si è fatto apposta.